alternativa è quella di vedere protagonisti i giocatori italiani. Questo è un torneo che porta fortuna ai giocatori che vincono, come abbiamo visto quest'anno con Tommy Robredo, che si è rilanciato con il nostro torneo. Però è un torneo che ha visto nelle sue precedenti 7 edizioni solo un italiano in finale. Quindi quest'anno noi puntiamo molto sugli italiani. Abbiamo i due giocatori che hanno segnato la storia del tennis italiano nell'ultimo decennio sulla terra battuta, che sono Filippo Volandi e Potito Starace. Abbiamo una giovane promessa che è Gianluigi Quinzi, che ha 2 settimane fa vinto un torneo ITF in Marocco. E quindi diciamo, le premesse per vedere un altro italiano trionfare alla Spia Tennis Cup, trofeo CT, insomma ci sono tutte le stanze. Quindi c'è un buon scambio di idee, di concetti tra la Academia di Laura Velarza, della nostra del Harvard Club, ma anche tutti quelli che fanno le lezioni quasi allenano, approfittano di questo approccio. Va così bene che investiamo adesso anche in campi addizionali di tennis con superficie nuove, così c'è ancora più capacità e più scelta di campi. Il livello sportivo di questo event ATP Challenger penso si veda anche nella persona di Tommy Robredo, che ha vinto qua l'anno scorso, e chi quest'anno a Roland Garros ha raggiunto il quarto finale dei uomini. E speriamo anche che i giocatori che vengono quest'anno si rilanciano nelle liste delle ATP più avanti. Io conosco benissimo l'Asper Harbour Cup, quindi lo sono già stato in altre occasioni, e devo dire veramente grazie. Grazie perché fate un grandissimo servizio per la Regione Lombardia. Innanzitutto perché portando i migliori atleti italiani ma anche internazionali riuscite ad aumentare, a sviluppare la cultura sportiva, perché anche solo un esempio ai tanti giovani che verranno a vedere, tanti bambini che vedendo i loro eroi, i loro miti possono sognare di diventare come loro. Parliamo dell'importanza dello sport per il raggiungimento del benessere. Il Centro Diagnostico Italiano è una struttura sanitaria per la prevenzione, la diagnosi e la terapia, il cui scopo è il benessere e la salute dei propri pazienti. Ma l'obiettivo salute si consegue assicurando, ma soprattutto facendo prevenzione, avendo uno stile di vita corretto, un'alimentazione sana, movimento e sport. Per cui la promozione della pratica sportiva è insita nel nostro DNA e parteciperemo attivamente a questo evento sportivo mettendo in campo i nostri fisioterapisti che saranno a disposizione degli atleti. Alcuni dei valori dello sport sono indiscutibilmente un patrimonio del Centro Diagnostico Italiano, la passione e la continua ricerca dell'eccellenza.